Primo tempo di marca cagliaritana. La squadra di Tiddia parte a tre punte, Virdis, Selvaggi e Piras. Qui vediamo Fanna atterrato in area al quarto d'ora, episodio non preso in considerazione dall'arbitro Bergamo. Manovra disinvolta, dicevamo, del Cagliari, che riesce così a imbrigliare il gioco della Juventus e a presentarsi minaccioso in area con incursioni di Virdis e Selvaggi. Da parte bianconera, frattanto, le puntate più pericolose sono opera di Bettega. La rete dei rossoblù nasce al 43esimo da un'azione di contropiede, lunga fuga di Piras e passaggio finale per Virdis che insacca. Squadre al riposo con il Cagliari in vantaggio. Un volto diverso assume la partita nella ripresa, che è tutta di marca juventina. Trapattoni impiega Marocchino e Prandelli e le cose migliorano. Il Cagliari incomincia a chiudersi e la pressione bianconera è pressoché costante, con parecchie occasioni da gol clamorosamente mancate. È Tardelli ad ogni modo a far partire i tiri più insidiosi, sui quali Corti si esibisce in splendide parate. A lui si affianca, nella hit parade di quest'incontro Juventus-Cagliari, il solito grande Scirea, autore del pareggio a 12 minuti dalla fine.